Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta, Joe! State bene attenti! Un prodotto unico e bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, quello, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo Segni, abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile, ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Ho appena provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di... una percezione della realtà molto efficace, va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti sul circuito di Melbourne per il terzo round per quanto riguarda la Prime League 2022-2023. Dalla cabina di commento vi parla il buon Simone Fracchiolla, in arte ovviamente SDM, e accompagnarmi questa sera in cabina di commento abbiamo con noi il campione della Sport League dell'anno scorso, ovvero Antonio Ternino. Taz, ciao Antonio, buonasera. Ciao Simone, buonasera e buonasera a tutti. Ovviamente dalla direzione di gara non poteva mancare il nostro Andrea Vadolato. Ciao Andrea, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera. E dunque 12 minuti al termine di questa qualifica della Prime League. Abbiamo già visto in azione gli altri campionati, ovvero la Sport, la Pro e la Master, che sono ritornati a correre su questa pista dopo un anno di sosta. Ritornano a correre anche i ragazzi della Prime League su un tracciato che diciamo è cambiato, caro Antonio, rispetto agli anni passati, soprattutto nel secondo settore. Sì,
hanno praticamente allargato quasi tutte le curve, aumentando la velocità media del giro. Infatti, se non erro, si gira anche 4 secondi più veloce rispetto all'anno, al layout prima. E diciamo che anche fosse più pericoloso, perché appunto aumentando le velocità, tutte le curve tirate così veloci al massimo con le marce ed è facilissimo perderla, quindi molto più complicato rispetto al vecchio layout. Assolutamente. Allora, quindi le qualifiche che sono appena iniziate con, diciamo, un tempo abbastanza nuvoloso, con Emis che in questo momento comanda la classifica, comanda la qualifica con la pole position, un primo 18 minuti e 902, dietro al secondo posto in primo momento c'è Samu Vip, che ricordiamo Samu Vip è in testa per il momento alla classifica piloti con 33 punti davanti a 2 punti rispetto a Gainans. Quindi diciamo novità importanti su questo tracciato, novità anche che lo possiamo far dire dal buon Andrea Badolato qui presente, che dalla prossima settimana i campionati FIT cambieranno. Sì, diciamo che è più che altro un discorso di calendario che cambierà, sì, nella pratica, nel senso che la Prime anticiperà la settimana di gare del prossimo Gran Premio di Imola, quindi ci sarà la prossima settimana, partiremo con venerdì prossimo col Gran Premio di Imola e poi successivamente la Sport, la Pro e la Master la settimana successiva, in quanto la settimana prossima la Prime non sarà in pausa, quindi procederemo così fino ad aprile. Ovviamente salutiamo anche dalla chat il buon Luca Flaminio, che ci segue ovviamente dai muretti box dell'Aston Martin, e tra l'altro questa sera comunque in cabina di commento è assente il buon Andrea Longagnani per festa di compleanno, quindi facciamo ancora un tanti auguri al buon Andrea, che lo vedremo ovviamente sicuramente in pista la prossima settimana e lo vedremo anche in cabina di commento con noi. Comunque ritorniamo su questo tracciato dove ovviamente i piloti si stanno lanciando per il loro secondo tentativo di qualifica. Andiamo a vedere in questo momento Emis che si sta per lanciare, non so se in questo momento sul giro di lancio, sì, si lancia in questo momento il pilota della Williams. Ricordiamo che viene da una vittoria a Jeddah in solitaria, possiamo dire così, dopo un po' di confusione nelle retrovie. Va a affrontare adesso curva 4. Va poi a affrontare adesso sul primo settore. Andiamo a vedere i riferimenti cronometrici del pilota della Williams. Si va a migliorare, 27-0 nel primo settore, fucsia per il momento per Emis. Arriva adesso su curva 10, curva impegnativa, soprattutto per quanto riguarda i limiti della pista. Secondo settore non si migliora, 18.2 nel secondo settore, quindi penso che abbia abortito il giro. Penso lo stia continuando invece. Vediamo se lo va a continuare. No, box. Box per Emis, quindi giro che va a chiudersi. Si sta migliorando per il momento Naspaz, che in questo momento è in sesta posizione. Si sta migliorando di pochi decimi. Ero in un bordo con Emis, ho notato un errore alla prima curva del T2 e una paura nell'affrontare la S veloce, e questa paura purtroppo vediamo se sarà presente nei piloti, perché oltre a esserci il limite della pista c'è anche una perdita di trazione molto forte se prendi male il cordolo, che rischia di buttarla a muro, quindi i piloti andranno molto cauti, però è forse una curva dove si fa parecchio il tempo, quindi vediamo chi avrà più coraggio nell'affrontarla al massimo delle potenzialità. Per esempio anche River ha fatto un gran T2, sì. Forse l'ha fatta lui molto veloce. Fucsia River 17.8 nel secondo settore, andiamo a vedere come va a chiudere il pilota della Red Bull sul traguardo.
si porta in seconda posizione a pochi decimi da River. Si è portato, penso, andiamo a vedere dal monitor dei tempi, scusatemi, di 27, no, di 29 millesimi, credo, no, scusatemi, un errore, di un decimo, scusate, errore mio. E attenzione, perché adesso potrebbe dare la scia a Mati Puzzo, che in questo momento è nel giro lanciato, potrebbe essere un aiuto per Mati Puzzo, no, che si è fermato, e quindi giro di qualifica finito per lui. Dietro intanto c'è anche Super Simo, che si sta migliorando. Andiamo a vedere l'ultima curva. No, rientra ai box, quindi anche lui qualifica chiuso, cioè giro chiuso. Aspettiamo ovviamente il terzo ed ultimo tentativo. Piloti che, diciamo, in questo momento non hanno dato subito tanta gas. Attenzione, Robby si ritira, non so se un errore per il pilota della Mercedes. Sì, si è ritirato all'uscita di curva 10. Ecco. Lì è molto facile perderla, purtroppo, come abbiamo detto precedentemente. Eh sì, purtroppo. Molto, molto complicato. Eh sì, purtroppo è una pista che, diciamo, ha dato i suoi frutti, diciamo, anzi, punto molto critico, dove ovviamente posso dirlo con sincerità, il sottoscritto ne sa qualcosa. Comunque, purtroppo un vero peccato per Robby, che dovrà partire in fondo dallo schieramento. Intanto si dovrebbe essere lanciato Samu Vip, mamma mia che traverso, non so se il giro gliel'ha annullato oppure no. Leggero lungo qui in curva 3. Arriva al primo settore, vediamo se Samu Vip si è andato a migliorare. Ancora bandiera gialla nel primo settore. Penso che Samu Vip abbia abortito il giro, perché vedo che comunque la batteria dietro, cioè la luce sta lampeggiando dietro, quindi penso che non abbia abbastanza batteria. Intanto Hemis fucsia 1:18.6, si va a migliorare ancora il pilota della Williams di ben 4 decimi rispetto a River Tsunami. Fatto anche un buon giro Mati Puzzo, che è salito in terza posizione, stava seguendo in onboard molto pulito, forse un errore in al T1, se riesce a buttare dentro il T1, farlo un po' meglio, magari può anche agguantare la pole, perché è stato molto alto il suo T1 rispetto a Emis, di oltre 3 decimi. Assolutamente. Allora intanto vediamo che Mati Puzzo in questo momento in terza posizione, e non è male comunque avere le due Red Bull lì vicino. E attenzione ancora, ma penso che sia ancora bandiera gialla per via dei sorpassi. Vediamo se ci sono dei piloti in miglioramento. Direi di no, sono tutti ai box sicuramente per provare il loro ultimo tentativo. Ricordiamo comunque l'assenza questa sera di tre piloti, ovvero Linmar, Dr. Wu e Upip, che purtroppo sono assenti per questo GP. Partite intanto il giro di Super Simo, Allora andiamo a vedere Super Simo, che ha fatto un'ottima pole position, proviene da una pole position a Jeddah, purtroppo peccato per la gara, che diciamo non è andata come pensavamo. E arriva sul primo settore. È buono. Il pilota della McLaren dice fucsia. Sì, vediamo. 27-1. Ora nessun intermetro cronometrico, però ci vediamo del buon Antonio. Arriva adesso sulla destra, veloce, del secondo settore ancora, spalanca l'ala. Hai un decimo sopra il tempo di Emis. Attenzione, ora, Super Simo e Samu Vip, si è ritirato anche lui. Samu Vip. Non so se l'ha perso o si è ritirato in box, perché io non vedo vetture.
Intanto sta andando a chiudere sopra Simo. Mamma mia, che traverso. Mamma mia, che paura. Ha rischiato di ritirarsi anche lui dalla qualifica. Purtroppo va a chiudere questo giro in quinta posizione. Fara, attenzione, 1:18.9. Si mette in seconda posizione alle spalle di Emis, di 3 decimi. Comunque Fara anche lui, diciamo, non ha scherzato, non scherza il pilota della Mercedes. Anche lui gran gara a Jeddah, si è portato a casa un secondo posto importantissimo. Vedremo se anche qua sarà in grado di rifarsi. Intanto 54 secondi al termine delle qualifiche, quindi secondo me i piloti stanno lanciando adesso per il loro ultimo tentativo. C'è River, c'è praticamente Gallians, che non so se sta andando a migliorare il pilota della Ferrari. Gallians sta per iniziare. Inizia ora. Tra poco inizierà anche il giro River, che penso sia forse il maggior contendente adesso. Emis invece è rimasto ai box. Emis si fida allora. Si fida, ovviamente penso che si fida molto ciecamente, perché è un tempo molto, molto veloce. E quindi secondo me potrà partire con due gomme rosse nuove. Intanto Gallians si è lanciato e arriva adesso sul secondo, sul primo settore. Tanto River è in linea, River è in linea con la pole. River in linea con la pole, ma aspettiamo un attimo Gallians, che sta arrivando adesso sul terzo settore. Curva Spigo adesso, curva nuova di questo tracciato, abbastanza veloce rispetto agli anni passati. Arriva sulla penultima curva il pilota della Ferrari. Intanto hanno preso tutti bandiera. Arriva Gallians sul traguardo, 15, 16, 17, 18, 19, 2. Si mette in quinta posizione il pilota della Ferrari. Andiamo a vedere River, che in questo momento Ha mollato. Era solo 50 millesimi sopra la pole di Emis. Solo 50 millesimi, altri tre ha mollato. Non ho visto errori, però. Non capisco. Glielo chiederemo magari nel post gara, però. Assolutamente, senza senso. Assolutamente. Allora, qualifiche che si concludono qui con Emis, che in questo momento comanda la classifica, la qualifica di questa sera, con 1:18.667, dando più di 3 decimi a Fara, che partirà in seconda posizione. Seconda fila tutta Red Bull, con River, Tsunami e Matti Puzzo. Terza fila tra Gallians e Super Simo. Quarta fila Samu Vip, Ezio. Quinta fila Naspaz e Alex Pilottino. Sesta fila Tartaruga e Leopoldo. Chiude in ultima posizione Robby, con nessun tempo cronometrato. Quindi qualifica, diciamo, interessante, però comunque i risultati si fanno in gara, caro Antonio. Sì, purtroppo i punti si fanno lì, quindi sarà dura. E quindi noi ci prendiamo un attimo di pausa e ci vediamo tra poco con il Gran Premio di Australia. Non mancata, tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua. Ciao da Roberto. E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta gioca. State bene attenti. Un prodotto unico. È bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia. Questo prodotto è
è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 30, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, diverso il abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anti-invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo Segni. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. E dunque eccoci ritornati per il GP di Australia della Prime League. Come avete visto in pole position partirà, ovvero Emis, davanti a tutti, così come è stato fatto in Bahrain. Però diciamo che adesso la pista è diversa, è cambiata Antonio, però comunque la pista, ripetiamo, è sempre diversa, cioè è sempre complicata. Sì, è molto difficile, soprattutto in gara, perché fare 29 giri al limite, cercando anche soprattutto di non prendere tagli dal gioco, perché saranno una parte fondamentale di questa gara, come abbiamo visto in tutte le categorie precedenti. I secondi di penalità costano posizioni e chi ne prenderà di meno, chi non ne prenderà proprio, avrà più vantaggio rispetto agli altri. Assolutamente. Allora, in questo momento i piloti che stanno andando a fare il giro di ricognizione e con Bonemis, che in questo momento è un po' distante rispetto agli altri piloti, penso che sia River in questo momento un po' distante. C'è Gallias che se la prende un po' comoda, diciamo. Le vuole scaldare proprio bene queste medie. Assolutamente. Beh, diciamo che questa pista non fa scherzi, ecco. Sì, è vero che le temperature sono alte, comunque molto meglio partire con gomme calde. Comunque, a proposito di pneumatici, vediamo che sono tutti con gomma media, tranne il buon Leopoldo, che è l'unico a partire con gomma hard. Quindi diciamo strategia abbastanza diversa, però comunque che ci sta per quanto riguarda il 100%. Vedo adesso comunque tutti quanti che stanno andando molto molto piano, per cui non lo so se la situazione per le gomme è buona, perché andando così piano, mamma. C'è una notizia positiva: la gara sarà tutta sull'asciutto. quello l'abbiamo vissuto tutti sull'asciutto, quindi cioè abbiamo guidato tutti sull'asciutto. E mamma mia, ha appena fatto un traverso alla Fast and Furious, possiamo dire così, per riscaldare le gomme, che diciamo con questa velocità non aiutano. E adesso i piloti che si vanno a schierarsi sulla griglia di partenza. E io intanto, ahia, ecco, squalifica per Emis, quindi non bene questo avvio per il pilota della Williams, anche Tartaruga. E attenzione, che non vorrei che succedesse la stessa cosa a Jeddah, che se si ricorda bene il buon Andrea, siamo partiti su safety car con tanti piloti. Io però farei un piccolo veloce pronostico: chi votereste voi, chi taglia per prima linea del traguardo? Per me, River. Ok, River, te Andre? Farah.
E io Emis me la rischio. Allora i piloti che si sono schierati, 1, 2, 3, 4, 5, lo spegnimento, il via del Gran Premio di Australia con la Prime League. Vediamo se partono tutto regolare. E via, partono le vetture con attenzione. C'è Emis che sembra essere partito leggermente male, infatti si perde le posizioni, perde la posizione nei confronti di Farah, che in questo momento è il leader della classifica della gara. Vediamo se dietro è tutto liscio. Vedo un Alfa Tauri che si sta facendo strada dietro. Penso che ci siano dei contatti, dei danni. Non so se ci sono dei danni. Sì, ci sono dei danni. Matipuzzo e Gallians, sì. Ai, male per Matipuzzo e Gallians che sono partiti con questi danni. Attenzione perché Farah sì è partito, si è messo davanti, ma Emis, cioè, dopo neanche due curve gli è rimasto incollato. E tra l'altro hanno dato già due secondi da dietro, che è River, che è terzo. Attenzione, che inizio! Sì. Ho visto una procedura un po' strana di partenza di Emis, perché dalla prima è passato subito alla terza. Infatti non ha avuto quello spunto, e Farah l'ha passato per colpa di questa tecnica, forse. Sì, purtroppo è stato questo probabilmente la partenza da parte del pilota Williams, che in questo momento è secondo ma rimane incollato ai tubi di scarico di Farah. Attenzione, bandiera gialla nel terzo settore. Leopoldo. Ai. Leopoldo con la gomma arda in queste condizioni ovviamente si può capire. Attenzione con Farah che subito si deve difendere dagli attacchi di Emis, che sta veramente volando. Il pilota della Williams è iniziato male, ma comunque ha un inizio di gara stratosferico, cioè è rimasto incollato e poi ha dato un abisso dietro. Vediamo se nel prossimo giro col DRS riuscirà ad attaccare. Intanto dietro scambio di posizioni con Tartaruga ed Ezio. Molto corretto Tartaruga a lasciare spazio. Molto corretto, ma intanto rimaniamo un attimo qua davanti. Attenzione, Super Simo dietro con Samu Vip. Errore. Sì. Errore da parte di Samu Vip, Super Simo. Ok, scusatemi. E allora ritorniamo là davanti perché c'è una bagarre incredibile, c'è una lotta a due ormai che è iniziata da due giri. Adesso sicuramente si potrà utilizzare il DRS, ma non si potrà utilizzare in questo tratto. Si dovrà aspettare almeno il secondo settore per riuscire, anzi l'inizio del terzo settore per riuscire ad utilizzare l'ala mobile. Arriva ancora Emis che sta cercando di almeno di passare il pilota della Mercedes. Guarda quanta ne ha in uscita. Farah si va a difendere, va anche il giro veloce, ma Emis è una furia. Ne ha tanto di più secondo. Mamma mia che traverso. Non so se si è visto. Ha tirato un traverso Farah, che è nettamente in difficoltà. Stanno andando tutti e due più forti rispetto a tutto il resto del gruppo. E però Farah in difficoltà. Emis si mette parecchia pressione. Bisogna però stare attenti a non esagerare, perché poi basta un piccolo errore e puoi, diciamo, salutare la gara. Però diciamo che Emis è un pilota molto cauto. Adesso magari mi ha sentito. Intanto attenzione, si è ritirato Ezio. Sì. Andiamo a vedere. Curva 5, credo, in uscita. Sì, curva 5. È in mezzo alla pista, macchina, detrile, tutto. Se tutto in mezzo alla pista. Peccato per il pilota della Ferrari. Niente safety però. Sì, niente safety. Strano. Strano, è incredibile anche come... Adesso non voglio dirlo, però comunque lunedì non abbiamo visto una safety con la Sport. Ne abbiamo viste tantissime invece martedì, con tanti ritirati, che siamo rimasti un po' anche increduli, cioè scioccati più che increduli, però comunque questo GP... Ok, mister. Attenzione Emis, attenzione, vediamo, si fa vedere, eccola l'attacco da parte di Emis che tira la staccata a Farah, ancora rimane all'interno, vediamo se Emis riuscirà, c'ha la traiettoria interna adesso il pilota della Williams che va leggermente sul cordolo, occhio in trazione qui non si può passare in due, infatti Farah alza il piede saggiamente e lascia passare Emis, vediamo adesso se il ritmo del pilota Williams farà la sua parte.
perché in questo momento ne aveva tantissima. Però adesso siamo nel T2, dove è molto veloce questo tratto. Ricordiamo che c'era la vecchia chicane, dove adesso è diventato un pezzo unico. Farà rimane incollato. Vediamo se potrà utilizzare l'ala mobile occhio qui in questa uscita leggermente largo. Sarà arrivato sicuramente un avvertimento per il pilota della Mercedes, che ancora si fa vedere e si fa sotto. Vediamo adesso qui, perché in questo momento si sta avvicinando River. Non vorrei sbagliarmi, invece sì, si avvicina 1.8 per il momento. Era distaccato di 2 secondi. Questa lotta lo sta facendo avvicinare. O magari ha alzato lui il ritmo. Vediamo se fa il giro veloce. Di un decimo. Un decimo di ritardo rispetto al giro veloce. Quindi sta tirando giù. Forse è entrato un po' adesso nel suo ritmo di gara. Assolutamente. Intanto vediamo che dietro c'è anche una piccola bagarre tra Super Simo e Gallians. Non vorrei che i due piloti se la stanno, diciamo, menando. Attenzione, contatto, eccolo lì, Super Simo. Eccolo, l'abbiamo visto in diretta. Un po' forzato forse. Non vorrei che ci fossero dei danni adesso per Super Simo, perché Gallian se ne aveva. Gallian ha un leggero danno, penso un 10% all'ala, all'ala destra, mentre Super Simo ne esce in column, quindi non è finita la gara. Assolutamente, però torniamo un attimo là davanti, perché Demis sì che si è messo davanti, però non sta andando via. È vero che adesso c'è il DRS, quindi sarà molto più semplice per fare a riuscire a tenere il passo del pilota Williams, considerando che qui si può utilizzare il DRS in 3 punti qui e poi ovviamente dopo curva 1. Non vorrei gufarla a fare, però sembra che avendo un traino davanti riesca a guidare meglio anche lui. Sto notando che è molto più pulito, quindi forse stare dietro non è una cattiva idea adesso. Vabbè, con un pilota davanti sicuramente hai, diciamo, più facilità nella guida, perché segui ovviamente le traiettorie di quello davanti. Però se poi ovviamente quello davanti sbaglia e ti fa anche a te ingannare, quindi puoi anche finire anche tu fuori pista. Qua, ecco. E non vorrei... Mi ha forzato un po'. Non vorrei che magari ti ha sentito, ecco. Ma speriamo di no. Intanto vediamo che questi due comunque stanno andando veramente come dei matti, perché River ovviamente non ha più passo. E rimane ovviamente a 2.8. Era prima un secondo, probabilmente... Ha alzato il piede per gestire questa gomma. Che adesso vorrei dirlo a te. Secondo te è giusto magari fare una soft al finale? Cioè tirare questa media e poi mettere la soft? Guarda, non sono un grande esperto, perché quest'anno, essendo passato al 100, ti posso dire le strategie del 100. Però so che la soft qui degrada parecchio. E quindi io opterei in caso per una media hard come strategia tranquilla e di pasto. La so, non la userei, però io sono io, eh. Piloti in pista hanno le loro decisioni, vediamo cosa faranno. Comunque un parere è giusto dirlo, anche considerando se si passa al 100 o al 50, l'esperienza si fa, e quindi un po' di consigli si può ancora dare. Comunque Emis continua a fare l'andamento con Fara, che rimane sempre incollato ai tubi di scarico. Oh mamma mia, non so se è arrivato leggermente lungo. E infatti sì, attenzione, perché qua potrebbe aver perso il DRS. Ce l'ha ancora, però se non riuscirà a prendere dopo sarà... Vediamo. Difficilissimo per fare, perché Emis c'ha anche un buon ritmo. Vediamo se il pilota della Mercedes riuscirà a riprendere il detection point. Penso di sì, come pensiamo di no. Sì, l'ha preso. L'ha preso? No, non l'ha preso. Ma era passato sulla linea.
Strano. Molto strano questo. Comunque c'è Galias che, anche se il danno è piccolo, è in estrema difficoltà. Gira 2,5 secondi, 3 più lento di Emis. E sta facendo un gran... Oh, Samu, fuori. Samu? Si è girata curva 1. Sì. Ai. Peccato per il pilota dell'Alfa Tauri. Riveniva da veramente da una buona prestazione. Non ha danneggiato, però le gomme non so come siano messe. Di sicuro non bene. Sovrasterzo di potenza tra curva 1 e curva 2. Tanto anche Super Simo, che si è avvicinato. Sì. Andiamo a vedere Super Simo che... diciamo, ha dei conti in sospeso con Gallians. Prima c'è stato un contatto tra loro due. E Super Simo è riuscito a riaggrapparsi al posteriore di Gallians, che in questo momento sta facendo veramente fatica. Il pilota della Ferrari, come là davanti, sta facendo fatica a fare a tenere il passo di Emis, che è ancora aggrappata a 1-1, 1-4, adesso 1-7. Forse è un errore! Mamma mia, Super Simo! Cosa ha rischiato? Ha rischiato di colpire il posteriore della Ferrari di Gallians, che ancora sta facendo una grandissima fatica. Attenzione, calma qua, in uscita dell'ultima curva. Vorrei far notare una cosa che ho notato appunto io, che Gallians penso abbia dimenticato di montare l'ala anteriore e posteriore, perché è completamente scarico, cioè nel guidato non ne ha, ma guardate quanto va via sul dritto. Cioè, non si avvicina con scia di RS, Super Simo. Quindi anche scelta di setup diversa per Gallians. È completamente scarico. Assetto di Monza per lui. Purtroppo... Guarda qui, dopo questa curva, guarda come non si avvicina, guarda. Guarda come scappa via. È vero. Però considerando... È vero. Sicuramente anche tanta batteria stava utilizzando il pilota della Ferrari per riuscire a difendersi poi da questa uscita che poi porterà al DRS. Vediamo errore, vediamo se Super Simone approfitterà per l'attacco di Gallians. Vediamo, ancora niente da fare per il pilota della McLaren, però fa veramente fatica qui Gallians, praticamente sembra che stia inchiodando in questi punti, perché sta facendo veramente una grande fatica a trazionare, o più che altro a fare girare la vettura, perché guardate qui la toccatina, come per dire dai su, dai accelera. Super Simone ha tanto di più, tanto siamo tanto, in onboard tanto. Tanto siamo in onboard con la McLaren di Super Simo. Sul volume andiamo. Attenzione, Leopoldo, girato. Ultimo settore. Peccato per Leopoldo, ma rimaniamo un attimo qua davanti, perché qui si stanno veramente scatenando. Dietro si stanno avvicinando anche Tartaruga e Samu Vip, considerando anche che si era girato Samu Vip prima. Attenzione. Vediamo. Comunque a Mattipuzzo non ha cambiato l'ala il gioco, l'ho notato adesso. Ha ancora l'ala danneggiata nonostante la sosta. Attenzione a Simo che si sta facendo vedere gli specchietti. Si sta facendo vedere dietro anche Samu Vip all'interno di Tartaruga. E va a passare bello il pilota dell'Alfa Romeo. E si porta in sesta posizione. Ci prova Samu Vip. Attenzione ancora a bandiera gialla nel terzo settore. Penso ancora a Leopoldo. No, è Alex Pilotino. Alex Pilotino. Attenzione, vediamola davanti con Super Simo, che ancora in questo momento è attaccatissimo ai tubi di scarico di Alessandro Gagliano, che in questo momento sta veramente faticando. Ma Super Simo non riesce a trovare uno spunto, uno spiraglio, considerando anche il fatto del DRS. No, River si è girato. Attenzione, Simo! Simo ha rotto la... Simo, quasi tamponato. No, l'ha tamponato. Sì, non volevo essere, come dire.
Ai 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 ai, peccato per Super Simo. Però non ha danno. Oggi la McLaren, fatta di ferro, la seconda volta. Qualcosa, eh? Sì, ma era l'ala di River. No, no, perché no. River si è tirato davanti. Di Galias. No, l'area di Galias era già... Attenzione, scusatemi, perché c'è l'attacco di Samu VIP all'interno. Si è soltanto fatto vedere Piotr. Mamma mia, dove si sta infilando? E come lo ha passato? Che cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto Samu VIP? Sorpasso straordinario. Un po' rischioso, ma straordinario. Dietro anche Tartaruga si sta facendo sotto, anche lui nei tubi di scarico di Galias. Mentre Samu VIP, scusatemi, Super Simo sprofonda in nona posizione per via dell'ala rotta. Sicuramente una gara, diciamo, difficilissima per il team McLaren ancora una volta, considerando anche l'assenza di Dr. Wu. Mamma mia, Tartaruga, che staccatona. Scusate, non l'avevo notato io il danno di Super Simo, perché il tracker non me lo dava, scusatemi, no, mia svista di prima. Tartaruga, attenzione, come prima su Samu VIP, Galias non ne vuole proprio sapere. È veramente una roccia, veramente incredibile. Vai. Non so se mi stanno sentendo, gli ingegneri, però se non lo riusciamo a passare, io andrei ai box a cambiare questa gomma. Un suggerimento dall'alto. Tanto dalla chat, che Galias non ne vuole sapere di farsi passare davvero, cioè non demorde nonostante il danno. Tanto dalla chat ci scrive il buon Luca Flaminio che sta facendo un po' troppo l'amore con il posteriore di Galias. Penso che sia rivolto a Samu VIP o a tutti quelli che erano alle spalle di Galias, come ad esempio adesso è Tartaruga, perché è incredibilmente difficilissimo passare, cioè stanno facendo veramente tanta fatica tutti i piloti a passare Galias, lasciando stare Samu VIP, perché diciamo ha fatto un sorpasso da straccio di licenza, molto molto al limite, però veramente anche al limite. Intanto è uscita una Aston Martin davanti, dovrebbe essere quella di Leopardo, che è uscita davanti a Galias con gomma media. Sì, praticamente doppiato, credo. Galias. Attenzione. Attenzione. Gaia, Tartaruga. Mi ero distratto un attimo e purtroppo ancora una volta Galias sempre nello stesso punto, non so. Non abbiamo visto. Ho solo visto la vettura di Tartaruga praticamente in ghiaia. Comunque, tornando davanti, Fara inizialmente aveva accusato il sorpasso. Box i primi due. Ha inizialmente accusato il colpo, poi si è stabilizzato sui suoi tempi. Adesso non perde e non guadagna. È rimasto stabile su 2 secondi di stacco da Emis. Vediamo con l'hard come rende. Gomma hard per tutti e due, quindi andremo a vedere il passo gara dei due leader motorizzati Mercedes. Pista libera. E River in questo momento è il leader di questo Gran Premio per il momento, leggermente lungo Fara, ma con questa gomarda adesso bisogna un po'. Guarda quanto ha guadagnato i box. Tantissimo. Più di un secondo. Adesso vediamo se riuscirà a riagganciarsi nel posteriore di Emis. Comunque, grazie all'errore di River e grazie un po' anche al tappo di Galias, hanno praticamente guadagnato una sosta. Infatti sono tutti e due praticamente su pista libera. Quindi sarà una lotta per la vittoria a suon di passo gara. Assolutamente, però in questo momento River si dovrà fermare là davanti, invece loro due arriveranno fino alla fine e quindi sarà una lotta in pista per Fara. Vedremo se riuscirà a riagganciarsi, come detto in precedenza, al posteriore di Emis. Ci ha provato a Jeddah, ha avuto la Williams davanti per parecchi giri, ha provato a raggiungerla. Intanto i primi 3 secondi vanno a matti puzzo purtroppo per il pilota Red Bull.
Box River. Vediamo se c'è un cambio d'ala. Sì, c'è un cambio d'ala. Ai ai ai. Peccato per River che... Comunque, diciamo, la gara non è ancora finita. Siamo a metà gara, quindi può succedere ancora di tutto. Robby intanto è crashato. Ai ai ai, di male in peggio purtroppo per Robby. Dopo il ritiro in qualifica, purtroppo anche problemi di connessione per lui. Intanto è un adesso per il buon Luca Palmino, secondo me questa è un po' una felicità, perché Naspaz in questo momento no, tartaruga muro. No, attenzione, vediamo safety. Sì. Safety. Sì. Safety, attenzione, sì. Cambia tutto. Cambia tutto, signori. E attenzione a Samu Vip, perché lui non si è ancora fermato. E quindi andremo a vedere che cosa monterà. Sicuramente monterà la gomma hard per arrivare fino in fondo. Oppure azzarderà una rossa? Chi lo sa? Io non lo so, secondo me la rossa è molto, molto azzardata. Adesso no. Comunque riguardo lo schianto di tartaruga, è uscito appaiato a Robby in uscita box, e appunto essendo appaiato ha dovuto fare una traiettoria più larga, ha perso il riferimento, è andato sull'erba e si è girato completamente a curva 1. Peccato per tartaruga. E attenzione, allora entra nei box Gallians e Samu Vip in questo momento. Vediamo gomma rossa per Samu Vip, ci prova. Vediamo Gallians invece hard. Gallians hard, non cambia d'ala. Gallians quindi hard, va sul sicuro. Samu Vip ci prova. È un azzardo che ci potrebbe anche stare, considerando il fatto che bisognerà fare due giri di sotto safety. Quindi se arriverà sicuramente al 18esimo/19esimo giro, si comincerà a correre. Quindi penso che forse 10 giri ce la si può fare. Quindi Samu Vip ci prova, ci vuole provare. Là davanti invece non si sono fermati. River ha messo la media ancora? River no, è su hard. River... ha fatto la sosta al giro prima della safety car. Si è fermato poco prima della... cioè, dello schianto. River è su hard, allora... sì. C'è forse un problema di grafica delle gomme, comunque andremo... sicuramente ricontrollare. Comunque i piloti in questo momento, scusa Andre? No, dico, sono tutti con le hard là davanti tranne Samu che con la soft. Perfetto. E allora là davanti, comunque dicevo, rimangono sempre i primi due con Emis, Fara e River, con invece la hard che sono i primi tre, e poi Samu Vip. Attenzione a Samu Vip, perché ieri sera abbiamo visto in Master quelli con la rossa quanta ne avevano, ma soprattutto l'abbiamo vista anche in Pro League quanta ne avevano con questa rossa. Sì, è vero, è una 100% rispetto al 50, quindi si usura molto di meno, però la rossa vola, viaggia. Ah, ne ha tipo almeno 2 secondi di passo adesso, secondo e mezzo, due forse. Solo che sono ancora 13 giri. Sì. Sì, vediamo, perché... 50, quindi... vediamo. È una scelta... è un azzardo. È un azzardo, è un azzardo. Non è una scelta... Mamma mia, Super Simo dietro. Cosa ho visto? Diciamo, ho rivisto Michael Schumacher 2006. Per poco, diciamo, non faceva la sua stessa fine... Diciamo che fossi in Samu cercherei di passarli subito, creare un piccolo distacco e gestire la gomma, perché alla fine è quello che può fare, gestire. Non so con quanta usura arrivi sul finale, non so se ti arriverà alla fine, però secondo me con un'ottima gestione può farcela. Assolutamente. Allora vediamo come ripartirà anche questa gara sotto safety. Intanto
dalla chat ci saluta, salutiamo il buon Pip che questa sera purtroppo non è presente in pista, speriamo di rivederlo nel prossimo GP che sarà ovviamente ad Imola, in casa, permettetevi di dirlo, in casa del buon Talz, il buon Antonio qui presente, che diciamo è esatto, casa sua, è la pista di casa sua preferita, quindi speriamo di rivederlo ovviamente in pista la prossima settimana. Comunque, 17° giro, vediamo se la safety rientrerà oppure farà un altro giro. Safety in questo giro? Spento le luci. Spento le luci, allora attenzione perché Emis in questo momento ha un bel vantaggio, eh. E attenzione perché ne può approfittare. E invece va piano. È troppo vicino alla safety, deve rallentare. Deve aspettare che entri in box. E riparte in questo momento. Attenzione alle gomme fredde, ragazzi, perché la gomma arda. Attenzione a Samu Vip, che adesso sarà una freccia, un qualcosa che sicuramente sarà difficile per i piloti di Arda tenerlo dietro. E Abada per questi giri. Attenzione a Demis e Fara. Dietro c'è Samu Vip che già subito si prova a inserirsi su River e lo passa senza problemi. River alza il piede, lo lascia passare dietro Gallians, che con Robbie che addirittura è trasparente. Dovrebbe essere entrato. No, ora. Dovrebbe essere entrato. Ritorniamo là davanti con Samu Vip, che adesso sarà veramente una furia. Una furia il pilota dell'Alfa Tauri, che in questo momento va a riaffiancare Fara. Cerca. È lontano ancora. Cerca soltanto di farsi vedere il pilota della Fatauri, deve cercare anche di gestire questa gomma dopo essere riuscito a sbarazzarsi di questi due piloti. Attenzione, arriva adesso nella nuova staccata, ancora dietro però Emis, adesso anche lui sta un po' faticando perché non riesce più a scappare via da Fara, che anche lui si sta facendo sotto nei tubi di scarico di Emis. Dicevi, Andre? Errore di Emis nell'ultima chicane in uscita. Piccolo errore. Eh sì. Purtroppo con questa gommarda che deve ancora essere messa in temperatura. Attenzione. Mamma mia, no! Samu Vip, 3 secondi. Va subito però comunque all'attacco di Fara. Vediamo, Fara tira troppo forte la staccata. Arriva leggermente lungo, però Samu Vip ha una gomma nettamente più forte, ma rimane davanti il pilota della Mercedes. Samu sta cercando di trovare un pertugio con questi 3 secondi adesso che gli costano veramente tantissimo. Leopoldo a muro intanto, curva 1, occhio. Ai ai ai, Leopoldo a muro. Intanto non sta ripartendo, occhio alla safety, non so se può uscire di nuovo. Ok, riparte anche Fara, 3 secondi, beh, la chicane 10 non perdona, oltre a essere una chicane molto pericolosa in fase di trazione, anche molto pericolosa per quanto riguarda i tagli. Attenzione ancora, adesso si potrà utilizzare l'ala mobile nel prossimo giro, quindi Samu Vip cercherà un pertugio ancora leggermente largo, vuole farsi vedere, vuole buttarsi, c'ha una voglia di cercare il sorpasso Samu Vip. Intanto Emis stacca un pochino Fara, 7 decimi dal pilota della Mercedes. DRS adesso abilitato, dietro c'è anche River che si sta lottando la quarta posizione, virtuale terza. Ce l'ha. Virtuale terza, attenzione, vediamo Samu Vip, attenzione, prova a farsi vedere all'esterno, ma Fara chiude la porta, non vuole, prova a farne sapere, di far passare il pilota dell'Alfa Tauri in questo momento. Sta veramente impazzendo, largo qui, attenzione. Attenzione perché adesso è dura, vediamo dove si può inventare qualcosa. Vediamo. No, Roby girato. Roby si gira, attenzione, peccato per il pilota della Mercedes. Anche Alex Pilotino ha rotto l'ala, attenzione. Oh, attenzione, Samu Vip, mamma mia, dove si sta infilando? Mamma mia, va bene una volta con Gallias, ma con due penso che difficilmente la riprova. Riprova Samu Vip adesso col DRS, però ce l'ha anche Fara, prova a difendersi adesso piazza della Mercedes. Stacca fortissimo, Samu Vip arriva leggermente lunghissimo.
fa a volte il cordolo, però comunque la riesce a tenere e si porta in seconda posizione. Occhio perché adesso sarà dura per Emis, però vediamo adesso se il pilota dell'Alfa Tauri riuscirà a raggiungere, a passare Emis e poi dare 3 secondi. È difficilissima. Occhio a Gallians dietro. Occhio a Gallians dietro. Che si fa vedere. River sicuramente lascerà al piede. Non invece, invece no. Gallians. Mamma mia, oltre il cordolo per cercare di farla girare. River ancora che chiude la porta all'interno. Poi Gallians all'esterno. Attenzione. Mamma mia, che rischio per Gallians. Si sta infuocando adesso questo GP della Prime. Attenzione. Attenzione dietro anche Samu Vip. Le due Red Bull sono a caccia di due vetture. Una Ferrari e una McLaren. Mamma mia. Samu Vip intanto ancora dietro ad Emis per cercare il passaggio con il DRS. Però sembra che Emis è riuscito a mettere un po' di vantaggio di sicurezza nei confronti dell'Alfa Tauri, Antonio. No, Samu Vip, che brutto volo! Safety car, incredibile! Che brutto volo che abbiamo visto! Mamma mia! Bruttissimo incidente per Samu Vip, che oltre ai 3 secondi che aveva, gli è venuto anche questo bruttissimo incidente. Peccato per il pilota dell'Alfa Tauri, che stava facendo, diciamo, un'ottima gara. Ah, abbandono subito. Attenzione box e attenzione. Costato. E adesso tutti i box. Tutti i box sicuramente per mettere la rossa. Ed Emis. No, Fara no. Fara no. Continua Fara. È una. Però. C'ha 3 secondi. È una scelta che io non avrei fatto. Anche Mati Puzzo continua, ma perché probabilmente per River. Allora. C'è Fara che ha un grandissimo punto di forza che abbiamo notato in questi giri, che è la staccata. Però non so quanto si riesca a difendere per tutti questi giri contro tutti questi piloti con la rossa, cioè. Boh, vedremo. C'è Matti Puzzo, diciamo, che lo può aiutare, ma fino a un certo punto. Però Matti Puzzo anche lui secondo a scontare, più che altro può aiutare Matti Puzzo al River, che è quella rossa ed è dietro ad Emis. E River si potrà giocare un'ottima chance di vittoria, perché in questo momento i primi due non si sono fermati, quindi saranno prede molto molto facili. E quindi non lo so, vediamo. Abbiamo già visto questo finale ieri sera con la Master, abbiamo visto diciamo tante cose anche con la Pro. Speriamo sia diverso di ieri sera. Speriamo. Sì, l'epilogo di ieri sera non è stato fantastico. Quindi. Comunque, sperando fossi in Fara, spero che Mati Puzzo riesca a fare la tappa il più possibile. Però anche se fosse, sono penso 6 giri di gara. Sarà molto molto complicata. Comunque io farei attenzione soprattutto a Gallians, perché è stato un po' nell'anonimato riguardo alla velocità in questo Gran Premio. Però adesso magari con la gomma nuova, con l'ala sistemata, può dire la sua. Eh sì. E adesso vedremo in questo momento come andrà a svolgersi queste ultime tornate di questo GP. La Prime League 2022-2023 qui in Australia. Oh, Roby è giocato. Roby ha un gravissimo danno all'ala posteriore e fa tanta tanta fatica a stare in pista. Quindi anche con gomma nuova, come stiamo vedendo, non riesce. È molto complicato guidare senza l'ala posteriore. Forse anche peggio di guidare senza quella anteriore. Assolutamente. Adesso ripetiamo come sono in questo momento i piloti, con Fara che dovrà scontare 3 secondi, Matti Puzzo anche lui ed è con gomma media, mentre Fara è con gomma hard, mentre tutti gli altri sono con gomma soft. E quindi saranno anche, ripeto, penso saranno forse 3 giri di DRS, Antonio, credo.
Secondo me esce adesso la safety, quindi 24 e 25 senza, 26, 27, 28 e 29 con, secondo i miei calcoli, quindi forse 4 giri. Se esce adesso, altri 23. Vediamo se spegni le luci, ancora no. Vediamo. Mi sembra che continui. No, aspetta, no, spente, spente, quindi... Siamo pronti per 4G. Questo per questo GP che sta per ripartire con Farag, che in questo momento è il leader, ma virtualmente lo è ancora Emis, perché là davanti ci hanno 3 secondi da scontare. Farag si lancia in questo momento, ottimo lo scatto di Farag. Ah no, attenzione, c'è la safety in pista, c'è la safety in pista, occhio. Ma aveva spento le luci. No, no, ancora non Allora, piccolo lapsus da parte nostra, e diciamo ci ha fatto anche un po' credere, perché io avevo visto la safety che aveva la luce verde, sì, quindi la lampeggiante verde, eh sì, ma guarda quando, nota una cosa, guarda quando fare lontano adesso che si vede il verde, sì sì, sì. È probabilmente è per via del non lo so, è perché Farag si è allontanato, quindi già ci aveva tratto lui in inganno, poi mi ha visto la safety verde, quindi è tutto un po' strano. Luca Flaminio dalla chat ovviamente ci scrive, non era uscita nessuna comunicazione, sì, è vero, però la comunicazione c'era uscita un pochino dopo, anche nella seconda safety, quindi diciamo che il ragionamento ci sta. Vediamo se adesso la safety spegnerà le luci. Se spegnerà le luci in questo momento saranno soltanto 2 giri senza DRS, quindi 25esimo, 26esimo, e al 27esimo avremo il DRS, quindi Farag dovrà fare, ecco la safety, ecco la safety, ecco la safety. Con largo anticipo comunque adesso, quindi fa un po' come vuole Mailander. Intanto dietro è un po' di confusione là dietro con Naspaz e Super Simo, che Naspaz in questo momento si trova in sesta posizione. È un ottimo risultato da parte della Aston Martin, che anche Leopold si trova in decima posizione, però staccato addirittura di un minuto e 55, probabilmente è doppiato. Comunque attenzione, il Gran Premio sta per ripartire, saranno 5 giri di fuoco per i primi due qua davanti, che dovranno difendersi come dei matti, o più che altro scappare. Già partito, ottimo spunto, ottimo di Farag, ottimo spunto da parte di Farag, che in questo momento è riuscito a scappare via. Emis si è un po' staccato, probabilmente sa che i due piloti avranno 3 secondi a scontare con questa gomma soft, non ha senso attaccare, rimarrà lì attaccato per poi portarsi a casa questa vittoria, che in questo momento è nelle mani di Emis. Non so se è una gran tattica, perché comunque Emis dovrebbe ricordarsi che dietro ha tanti piloti che vogliono quella posizione, quindi fosse in lui attaccherei. Però rimanere lì non ha troppo senso. Però comunque il distacco di sicurezza ce l'ha, e come, e così come Farag, che comunque con questa Gomard ha un po' staccato Mati Puzzo. Arriviamo alla chicane. Mamma mia ragazzi, attenzione, questa chicane è veramente pericolosa dietro, forse un leggero lungo da parte di Gallians. Emis ovviamente rimane lì, River anche lui rimane in quella posizione. Vediamo, perché sarà un finale stranissimo. Mamma mia qui Emis, quanto ne ha, guarda sì. Signori, è troppo superiore la gomma. Sì, assolutamente, è qui secondo me, è infatti giro veloce 1:21.9. Sembra quasi di vedere Verstappen e Hamilton ad Abu Dhabi, l'ultimo giro, senza far polemica. La differenza di gomma è quella, troppo superiore, attenzione. Mati Puzzo si è fatto vedere nei tubi di scarico di Farag, anche lui che sta cercando di provarci, di buttare dentro la sua vettura, ma niente da fare, ancora Farag che si difende. Emis
ancora lì e River non si avvicina. Non so se magari River non ne ha oppure non capisco, perché adesso un secondo quasi, attenzione. Secondo me River l'ha dimostrato in tutta la gara e lo sta dimostrando anche adesso, non ha il passo dei primi, almeno questa volta. E attenzione perché si fa sotto Gallians, quindi potrebbe essere una possibile terza posizione. Tra l'altro poi i primi tre in questo momento sarebbero Ennis, River e Gallians. Se non erro, attenzione. Tutti tre Roby. Ancora Roby. Incredibile. Tanta difficoltà con quell'ala. Giornata difficilissima da parte di Roby. Attenzione perché qua davanti adesso si potrà utilizzare il DRS. Sarà un far west pazzesco. Occhio Gallians subito. Che si fa subito vedere. Subestimo. Sta laggando tanto. Non credo, intanto abbiamo visto Matipuzzo che ha preso altri 3 secondi, quindi ne sono 6 per il pilota della Red Bull, che addirittura ha rallentato tantissimo. Ed Emis, attenzione perché Farah se ne sta andando. Occhio, perché qua non so come finirà, Non so come finirà. Sono 5 piloti. Sono 5 piloti, diciamo, in un fattore. Stanno facendo molto il gioco di fare, attenzione, perché comunque riesce, cioè così, continuando così riesce anche a guadagnare 3 secondi da River. Sì, attenzione perché adesso Emis si sta facendo sotto. Sa che deve cercare di passare Matipuzzo, che invece si difende come un leone. Non ne vuole proprio sapere di far passare Emis. E così Farah ringrazia, saluta e si tiene la prima posizione. Però comunque sia, finendo anche così, Emis sarebbe lui il vincitore di questo Gran Premio. Attenzione, ancora 2 giri. Ancora 2 giri, 1,5 secondi nei confronti di Matipuzzo. Incredibile. Non mancano mai le emozioni, signori. Non mancano mai le emozioni. Voglio provare a tradurre un team radio. Secondo me River sta dicendo adesso a Matipuzzo di difendersi come un leone, per citare i piloti Alpine, perché quella posizione gli serve. Attenzione. Dentro. Dentro Emis. Passa Matipuzzo e quindi si prende la leadership del Gran Premio. La virtuale leadership, perché ovviamente considerando i 3 secondi di penalità da scontare. E adesso vediamo se Matipuzzo lascerà strada al suo compagno di squadra River Tsunami, River Marathon, come volete chiamare il buon River. Attenzione perché dietro c'è anche Gallians che si sta facendo sotto. Andiamo a vedere un attimo Gallians, che è quello che sta incalzando di più il pilota della Red Bull. Ci siamo persi un errore, Ci siamo persi un errore di Super Simo, perché era attaccato a Gallians. Adesso è Mi ho chiesto anche di stare un po' lontano perché ha della Gallians, mamma mia. E qua ha voluto, diciamo, imitare Super Samu Vip con quel sorpasso, però Samu l'ha fatta all'interno anziché all'esterno, quindi attenzione, perché adesso per il momento sul podio ci può finire solo... non lo so, perché adesso sta per iniziare l'ultimo giro. Emis rimane a distanza di... Emis rimane a distanza di sicurezza nei confronti di Farah, che... dovrà scontare, ripetiamo, i 3 secondi. Matipuzzo addirittura 6, quindi una posizione in più rispetto a Gallians e River. Però Gallians, secondo me, vorrebbe sbarazzarsi del pilota della Red Bull. Va anche a tranciare l'uscita di curva 1. Anzi, curva 2, scusatemi. Spalanca il DRS, ma non ne ha di passare. Là davanti Farah tiene il ritmo, tiene il distacco di sicurezza. Emis sta lì, tranquillo. Sa che ormai IGP è nelle sue mani. Ma rimaniamo un attimo qua dietro, perché River adesso si sta cercando di difendere la virtuale seconda posizione. Forse No, River attualmente è fuori dal podio per 2 decimi. E attenzione perché anche Gallians qua ha mollato. Forse un errore del pilota della Ferrari. No, scherzo, non è sul podio, ma non guadagna la seconda posizione attualmente. Sì. E allora intanto andiamo là davanti con Farah, che taglierà sicuramente il traguardo per primo, ma virtualmente sarà Emis a vincere questo GP, che diciamo è stato un GP che non ci ha fatto mancare emozioni e sorprese. Arriva sotto il podio, 3-1. Arriva sotto 3-1. La bandiera. Emis! Non ci credo! No. Non ci posso credere! Non ci posso credere! Non ci posso credere!
Non ci posso credere. Non ci credo. All'ultima curva. Incredibile, la vittoria va a Fara. La vittoria è andata a Fara. Credo, non lo so se anche per voi è la stessa cosa. Io stavo controllando altro, non ho capito che è successo. Comunque vedo Emis quarto. Incredibile, non ci si può credere, signori. Ma non ci credo. Io ancora, cioè, non ho parole. Aiutatemi. Aiutatemi. Un errore alla giallo cuoco. Aiutatemi. purtroppo. All'ultima trazione, l'ultima. E quindi è Fara che si porta a casa questo GP inaspettato, perché diciamo lo davamo per secondo barra terzo posto, invece è proprio il pilota della Mercedes che si va a portare a casa questo GP del Gran Premio della Prime League 2022-2023, subito seguito da River che tranquillamente si prende il secondo posto, e terzo Gallians, anche lui praticamente scioccato per questo finale di gara. Incredibile, davvero incredibile, Antonio. Non me lo sarei mai aspettato, perché stava gestendo, non capisco cosa sia successo, un contatto, non lo so, non l'abbiamo visto, non so se tu hai inquadrato in live, però stava gestendo, non so il perché ha spinto. Glielo chiederemo in caso nel post gara, però un errore che gli costerà meno 10 punti? No, 12 punti, 13 punti credo. Eh sì, purtroppo. Che comunque in un campionato pesano, 13 punti pesano in un campionato, soprattutto se te lo stai giocando. Eh sì, peccato per Emis, che diciamo eravamo in telecamera con Fara che stava per tagliare il traguardo, eravamo sicuri, convinti che Emis sarebbe riuscito a portarsi a casa questo risultato, e tra l'altro diciamo, non che me ne voglia il buon Emis, ma diciamo che un po' forse gliel'ho tirata, perché gli ho detto sicuramente andrà a portarsi a casa questa vittoria, e purtroppo è andata così. Purtroppo il GP ha avuto un'altra storia, e quindi è Fara che si porta a casa questa vittoria, secondo River, terzo Gallians, che in questo momento Gallians e River sono i nuovi leader del campionato di questo GP. E niente, noi aspettiamo ovviamente i primi tre per le interviste, per le domande che dovremmo vedere, che volete fare in chat. E niente, noi ci vediamo tra pochissimo. A tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta, Joe! State bene attenti! Un prodotto unico! È bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, col pantalone elegante, bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia.
appena provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali, non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti, e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. E dunque, signore e signori, eccoci tornati per il post-gara con i, diciamo adesso per il momento, i primi due, perché stiamo aspettando per il momento Gallians, che è arrivato terzo. E quindi intanto ringraziamo Storux per il follow, grazie mille. E niente, io passerei subito alla domanda al vincitore di questa gara, anche diciamo incredula, perché noi avevamo pensato un finale diverso, al buon Fara. E raccontaci tu come l'hai vissuto questo finale, più che altro anche la gara. Allora, per il finale, diciamo, ho creduto fino all'ultimo, poi ho visto l'ultima curva, ho intrapreso l'ultima curva e ho detto ok, mi metto l'anima in pace e qui non ci posso far più nulla. A un certo punto vedo Mati Puzzo secondo dietro di me, faccio cosa è successo, mi si è girato, faccio non c'è sta crede. E infatti tipo per qualche secondo sono stato tipo zitto, fermo lì a guardare la classifica e poi ho visto che sono riuscito ad arrivare primo. E non ho capito, Emis tipo si è girato, non so cosa abbia fatto. Mentre per il resto della gara, dai, tutto bene. Mi dispiace per quei 3 secondi che ho preso inutilmente, però. Li ho presi proprio brutti e inutili. Potevo evitarli, però per il resto tutto bene. Benissimo, intanto dalla chat aspettiamo anche le vostre domande, te ne faccio una io. La decisione di continuare con la gomma hard, secondo te come mai questa scelta? Perché più che altro è che non avevo pronto subito una gomma rossa e mi ha anche spiazzato il fatto che Emis rientrasse durante la safety car, no? E io ho detto vabbè, amen, rimango fuori, provo a tirare. E infatti nella ripartenza sono riuscito a staccarmi, poi ho sbagliato un paio di curve, mi avevano ripreso. E speravo in una lotta fra Mati, Puzzo ed Emis in modo che io potessi scappare con i miei 3 secondi. Mm-hmm. E poi il resto è quello che abbiamo visto tutti. Perfetto, e allora, visto che comunque non ci sono domande in chat, io passerei ovviamente da River, che diciamo anche lui incredulo il finale di gara, che ripetiamo, come ha detto il Bonfara, ne aspettavamo un'altra cosa. Più che altro abbiamo visto un River un po' titubante a inizio e fine gara, diciamo, forse è perché volevi gestire la gomma oppure perché non avevi passo. Niente, ciao a tutti intanto. Niente, io faccio molta fatica a scaldare le gomme. Mi ci vuole sempre 2-3 giri per ripartire, perché non so perché faccio fatica a scaldare le gomme. Questa è una cosa che devo migliorare.
Niente, fatalità, perdo sempre quei 2-3 giri, un po' il passo di quelli davanti, e dopo più o meno è sempre lì, solo che quei 2-3 giri mi fregano sempre. Mm-hmm. È quello un po' che mi frega. Poi per il resto la gara, insomma, all'inizio è andato tutto lineare, anzi ero nella terra di nessuno, ero un po' lì sui 2 secondi e mezzo da Fara e da Emis, solo che dopo un certo punto, non so, mi è partita la macchina e ho rotto l'ala, e lì era un po' incerto se rientrare o no, perché ho detto sicuramente esce una safety car, esce una safety car, sì o no, bla bla. Ho detto, vabbè, dai, rientriamo, e un giro dopo esce la safety car, ovviamente. È sempre così. Niente, dopo il safety car, un po' di lotte con Gallians, che mi sono divertito, adesso mi sembra che siano state tutte corrette, adesso non so, bisogna sentire diretto interessato. E niente, poi all'ultima safety car comunque anche lì ho lottato con lui e non sapevo dei 3 secondi di Fara, se no all'ultimo giro non è che l'ho proprio tiratissimo, perché anzi ho visto Gallians a 8 decimi e ho detto vabbè, sta lì, ormai non mi prende più nell'ultimo secondo settore, invece da sapere magari mi gira un po' le scatole perdere una gara per 4 decimi. Però vabbè, mi sono divertito. Beh, comunque il campionato è lungo, sei anche, posso anche dirtelo, sei anche in testa alla classifica piloti, anzi a pari punti piloti per il momento, ovviamente bisogna vedere anche il post-gara, con il terzo di questa gara che è il buon Alessandro Gagliano, che anche lui, diciamo, l'abbiamo visto all'inizio un po' soffrire, ma più che altro difese abbastanza coriaci da parte tua, considerando anche il lieve danno all'ala. Diciamo che il danno non era tanto lieve, perché il tracker diceva che era verde, io ce l'avevo giallo, difatti a destra la macchina non curvava, ma proprio per niente, e le difese non potevo altro che aspettare una safety car, perché ho capito che in quel momento non era tanto importante il distacco quanto la track position. Io mi ritrovo quarto, quinto, a seconda degli eventi che si sono successi, anche sesto forse a un certo punto, e quindi ho dovuto lottare per mantenere le posizioni. Qualcuno mi ha superato perché ne aveva palesemente di più. Beh, tutti quanti ne avevano palesemente di più, però qualcuno sono riuscito a tenerlo dietro, ecco. Purtroppo in curva 1 al primo giro io sono affiancato a Matipuzzo, sono tutto sul cordolo interno di curva 2, più a sinistra di così non posso andare perché poi finisce la pista, poi mi dà taglio, e lui, come se non ci fossi, chiude e rompiamo l'ala entrambi. Io non so cosa stia succedendo, perché gli abbiamo già detto più volte che deve cercare di essere un pochino più attento in certe circostanze, ma già qua, sin dalla prima curva, sembra quasi che l'abbia fatta come se non mi abbia visto, ma mi pare anche strano. Cerco anche di capire, non so se si può fare qualcosa, perché non è la prima volta che succede. È stato penalizzato già durante le prime 2 gare, e diceva che può essere un caso. Adesso non so se verrà penalizzato alla terza, non ho ancora visto le immagini, non so se aprirò la disputa o cosa. Però... quindi, con calma. Sì, certo. Certo, chiedo scusa perché chiaramente mi rode un po', avevo il passo per la vittoria, per quello che è successo alla fine a Emis sarei stato probabilmente io lì davanti, e quindi un po' mi rode. Vabbè, poi sì, ho cercato di lottare con River per quanto possibile, è stato molto bravo a difendersi e nient'altro, ho cercato di arrivare più avanti possibile. Alla fine è arrivato il regalo della leadership del campionato, io ho vinto una gara e River no, quindi credo di essere davanti io per questo fatto, ma chiaramente adesso i punti contano poco, bisogna continuare ad andare forte. Perfetto, e allora intanto dalla chat non vedo ancora domande, stiamo ancora aspettando la fine del Driver of the Day. Una domanda ce l'ho per tutti e tre a voi. Iniziamo da Fara, ovviamente, il vincitore.
E la domanda è per tutte e tre, è che siamo ad Imola la prossima settimana, che cosa serve per questa pista? Cosa vi aspettate ad Imola? Non sentiamo Fara, aspettate un attimo. No, sono qui. Oddio, non saprei. Non saprei proprio cosa aspettarmi. Oddio, dopo vedendo questo finale di gara, ormai penso di aspettarmi tutto, quindi credo può accadere tutto come non può succedere nulla. Non so. Spero di continuare così con podi e, perché no, anche vittorie. Per tutta la stagione. Bene, River invece, tu che manca la vittoria secondo me, perché un River che è sempre nelle prime posizioni, l'abbiamo visto negli anni passati, sempre a lottare nella prima posizione, poi cosa manca, diciamo, per portarsi a casa almeno Imola? Manca la velocità. Io vedo che i ragazzi Emis e Fara sono molto veloci, io cerco di starli dietro, ma cioè, anche oggi vedevo che a pista libera ne hanno di più, almeno per me. E niente, a Imola serve magari ripetere come nella realtà, doppietta Red Bull. Anche no. E beh, allora è te, Ale, invece, visto che diciamo così. Ma allora, diciamo che in teoria non parte come una pista favorevolissima, ma allo stesso tempo anche Australia non lo era, e comunque al netto dei problemi il passo per stare davanti alla fine c'era, quindi non lo so, inizierò a provare, appunto mi auguro di riuscire a far bene come tempi sul giro, come ho fatto qua in Australia, anche se in qualifica purtroppo non sono andato tanto bene, potevo sicuramente aggredire di più le posizioni di vertice, ma alla fine è andata così, e quindi non lo so, vedremo. E vedremo, perché Imola, diciamo, è una pista diversa, sicuramente non è come Australia, perché in Australia sono stati dei punti, diciamo, pericolosissimi, come l'abbiamo visto adesso. Abbiamo visto un paio di incidenti, soprattutto quello di Samu Vip, abbastanza pericoloso, cioè bruttissimo. Comunque, stiamo ancora aspettando la votazione, il finale della votazione del Driver of the Day. E niente, di domande comunque ancora non ce ne stanno in chat. E adesso vediamo un attimo, appena comunque favorito per il momento, non so se posso dirlo, però meglio di che sto zitto ancora un attimo, aspettiamo qualche secondo per chiudere in bellezza il campionato, cioè scusate, per chiudere questa serata, che è stata diciamo una serata abbastanza molto molto movimentata, soprattutto per i nostri... Guarda, una domanda te la faccio io, dato che non ho potuto vedere chiaramente quello che è successo. Cosa è successo a Fara, dato che hai parlato a Samu, che hai detto che ha fatto un incidente abbastanza pesante, che io non ho visto niente. Che è successo? Beh, dalla mia cioè da quello che ho visto io, perché ho alzato un attimo lo sguardo, poi magari sarà un incidente sciocco così, però io l'ho vista praticamente alzarsi la vettura in curva 10, aveva le gomme rosse e stranamente è volato, però non lo so, può anche darsi un banale incidente, però comunque l'ha persa non nel cordolo di destra, l'ha persa praticamente nel cordolo di sinistra, perché la macchina... Ah, in curva 2? No, nella chicane 10, dove ovviamente ci sono... Ah, ok, quindi molto probabilmente è lì che l'ha persa. E niente, comunque io non so se posso chiedere anche ai buoni ragazzi dalla chat, adesso non so se Gaglians mi può dare una mano per quanto riguarda il Driver of the Day, secondo me non vedo altre votazioni, non vedo molta mobilità in queste votazioni da un po' di tempo, quindi secondo me manca poco, possiamo anche dirlo che proclamare il vincitore. È il vincitore, quindi possiamo dirlo che è
momento di suspense come farebbe Hiroshi, il buon Fara con il 50% delle votazioni, e poi ovviamente secondo il buon Gallians e terzo addirittura a pari merito con Matti Puzzo, quindi 25%, poi c'erano River ed Emis a 0. Quindi noi potremmo, siamo praticamente in chiusura. Io ovviamente ringrazio il buon Antonio Ternino Verotaz, che è rimasto in cabina di commento con me, che in questo momento ci ha lasciato, e ringrazio ovviamente anche il buon Andrea Badolato, che è di là in stanza per intervistare gli altri, e, ma soprattutto devo ringraziare anche i primi tre che sono venuti qui in cabina di commento, scusatemi, in fase di intervista. Grazie mille ragazzi. Grazie a te. Ciao, grazie a te. Grazie a te, grazie a te. E niente, noi ci vediamo ovviamente venerdì prossimo con la Prime League nel Gran Premio di Imola. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.